Magari. Il faro, interviste fuori dall'ombra. Ben ritrovati, cari amici, ad un nuovo appuntamento con Il Faro, il nostro sottotitolo, il nostro claim o headline, come si dice in gergo giornalistico anglosassone, è quanto mai indicato per questa puntata, no? Le interviste fuori dall'ombra, perché in questa puntata del Faro vogliamo fare un viaggio nell'ombra della storia italiana e nelle ombre della nostra storia, che sarebbe tutta da riscrivere. Lo ha fatto un ricercatore indipendente, si chiama Lamberto Rimondini, molto probabilmente già molti di voi lo conoscono. Io lo saluto e ringrazio per essere qui con me. Ciao Francesco, grazie dell'invito. Buonasera a tutte le amiche e gli amici che ci stanno seguendo. Allora, io voglio subito far vedere i due volumi che Lamberto Rimondini ha scritto proprio per Arianna Editrice. Si chiamano L'altra storia d'Italia, sono due volumi, il primo parte dal 1802 e arriva al 1947, il secondo va di conseguenza dal 1947 fino ai giorni nostri, al 2022. Allora, Lamberto, hai riscritto la storia d'Italia, quella che conosciamo, che ci hanno fatto studiare chiaramente sui libri di storia, è falsa. Vorrei che partissimo quindi proprio dall'inizio, dal 1802, che è un po' l'anno da cui tu hai deciso di partire, da iniziare il tuo volume, che è poi, Bellissimo. diciamo, l'anno che porta al risorgimento d'Italia, no? Al risorgimento italiano. Perché questa decisione dal 1802? Sì. Sì, molto volentieri. Ma intanto inizia una dinastia dei Savoia particolare, che è quella di Vittorio Emanuele, praticamente. E, però a monte c'è una questione molto importante. La nostra storia è figlia della posizione geografica, quindi sull'Italia, che è al centro del Mediterraneo, ci sono gli occhi di tutte le potenze nel tempo, quindi siamo partiti dall'epoca romana, dove l'Italia era al centro del Mediterraneo, non è che si è spostata, però il mare Mediterraneo era Mare Nostrum, perché l'impero romano sorgeva all'interno, tutto intorno, a una situazione in tempi molto più recenti ben diversa. Quindi noi tecnicamente confiniamo col Nord Africa, col Medio Oriente, con la Russia via mare addirittura, con l'Est Europa e via terra con il Nord Europa. Quindi è evidente che è una posizione delicata e strategica, sia politicamente, sia per le vie del commercio, sia militarmente. Quindi è un nodo geopolitico prioritario. Chi controlla l'Italia controlla non solo il Mediterraneo, ma tutte le vie di accesso da e per esso, quindi importantissima. Nel tempo ci sono state alcune mutazioni. E per rispondere alla tua domanda in senso compiuto, bisogna passare prima per la geopolitica. Nell'ambito della geopolitica i cambiamenti sono remoti, quindi nel nostro caso il cambiamento, la rivoluzione copernicana e lo scavo del canale di Suez, perché comporta un notevole vantaggio per chi lo gestisce. Per arrivare alle Indie, prima diciamo del canale, si doveva circumnavigare l'Africa. Facendo lo scavo del canale, il percorso si dimezza, quindi si dimezzano i costi e di conseguenza le merci, viaggiando al doppio della velocità, si raddoppiano i guadagni. Di conseguenza, chi decide di investire nel canale di Suez per la sua costruzione, che ricordo, inizia nel 1859 e termina, si inaugura nel 1869. Chi investe sono la Banca Rothschild di Londra e la Banca Rothschild di Parigi. Ecco che già abbiamo i nomi sostanzialmente con i relativi soci delle due banche. Abbiamo i nomi, diciamo, dei mandanti, nonché degli esecutori delle nostre disgrazie. Perché questo? Perché tra il 1802, vengo alla risposta, e il 1850. 6, 55, insomma, i moti italiani, patriottici, quindi con patrioti veri italiani motivati, c'era e come, ed era fortissimo. Quindi da nord a sud, da sud a nord, c'è questa volontà, peraltro sponsorizzata dalla,
dallo Stato Pontificio, dalla Massoneria Italiana. Nel primo volume descrivo, diciamo, con una certa analisi specifica tutto quello che accade. Questi signori, mi riferisco a chi investe nel canale di Suez, capisce che ha un problema enorme, perché l'Italia, essendo al centro del Mediterraneo, se si unisce diventa potente, diventa un problema, un rischio. Già il Regno delle Due Sicilie era il primo concorrente commerciale di Londra, era Florida, era la locomotiva d'Europa, si può dire. Quindi bisognava risolvere il problema. Questi fanno in modo e maniera di risolvere, mandano dei killer in Italia, sono finiti turisti, fanno una strage dei vertici di questo progetto di patrioti italiani e impongono il loro risorgimento. Lo fanno chiaramente in chiave prevalentemente anglofona, con tutte le conseguenze del caso. Quindi, tanto per chiarirci, Cavour, che ci è descritto dalla storia, in alcuni aspetti non una figura positiva, perché viene sempre sottolineata la sua polizia segreta, che effettivamente c'era, però Cavour è stato un buono per noi, perché non voleva l'indebitamento con i Rothschild, che peraltro conosceva evidentemente, perché aveva frequentato quegli ambienti fin da ragazzetto. Voleva altresì che l'Italia si unisse certamente, ma senza esporsi con un debito verso terzi privati. Quindi, come il neo Stato italiano avrebbe dovuto emettere dei buoni del tesoro, i nuovi italiani li avrebbero acquistati e con quei soldi si sarebbero costruite case, ospedali, ponti, strade, ferrovie, eccetera. Purtroppo Vittorio Emanuele II non è chiaro se ricattato, non è chiaro se obbligato. Comunque sta il fatto che Cavour nei diari e nei documenti risulta avere rovesciato la scrivania del re addosso al re, quando scopre che c'è questo accordo. Di lì a poco verrà poi ammazzato, nonostante Cavour sia un agente britannico e nonostante chi decide di farlo fuori è un suo caro amico, che è l'ambasciatore Hudson, ambasciatore britannico a Torino. Quindi così nasce il nostro risorgimento. Poi, andando avanti, una volta che Garibaldi ha fatto il lavoro sporco e viene pagato profumatamente, e spiego anche come e da chi, subentrano i Savoia, che distruggono materialmente il sud Italia, però non sono sufficientemente scaltri, perché l'oro che è presente, l'oro e l'argento che è presente nelle casse del Regno di Napoli, più del doppio di tutto l'oro presente in Italia all'epoca, Stato Pontificio compreso, se lo prendono inglesi e francesi. E il sud Italia, lo dico sempre, una delle truffe della nostra storia ufficiale è che ci raccontano che Garibaldi è partito da Quarto con 1000 uomini, in realtà erano 1500, di cui 12 inglesi, perché Hudson non si fidava di Garibaldi, ma questa è una sciocchezza. Il grosso qual è? La bufala, quello che non ci raccontano. Se ci avessero detto, sì, ma quanti sono i militari, i soldati del Regno delle Due Sicilie, con quel numero avremmo già capito che la storia dei 1000 di Garibaldi era una sciocchezza, erano 140.000, per cui anche Pierino, come dico sempre, che non studia nelle barzellette, è famoso, se gli avessero detto 1000 contro 140.000, posto che 1000 non dovevano essere qualche Superman, qualche Wonder Woman o i Fantastici 4, avrebbero avuto comunque la peggio. E non gli va bene, sono 50.000, armata britannica, scozzese, armata ungherese, c'è un agglomerato di soggetti, avanzi di galera. In effetti a Garibaldi non va tanto bene, deve fare patti con la mafia, svelo chi sono i nomi di soggetti che hanno a che fare con la mafia locale, in particolare in Calabria. Sono eletti nel primo Parlamento unitario nel 1861, ma uno è un lord britannico e l'altro addirittura è il direttore del British Museum, quindi c'è una linea che congiunge sempre Londra, Roma e la malavita, evidentemente. Ma è un male. Quando hai detto, Lamberto, che c'era un vero risorgimento, a sì, chi ti riferisci? Per esempio Guglielmo Pepe, per fare un nome. I moti del 1848-49 falliscono, la prima guerra di indipendenza viene di fatto a morire, ma erano patrioti italiani. Nel 1820-21, per esempio,
sono tutti moti che hanno uno spirito totalmente italiano e patriottico, genuino. Ecco. Qual è il problema? Che come è accaduto anche in altre fasi storiche, dietro a Garibaldi si uniscono patrioti genuini perché pensano che Garibaldi sia genuino. Quindi l'intreccio nasce anche da là. È ovvio che anche dietro al ventennio, anche dietro alla resistenza, sono morte tante persone in buona fede, convinte di agire nel meglio, però non sapevano che i capi, sottocapi, capetti, erano eterodiretti ed erano al servizio di Londra piuttosto che di Parigi, di Washington, di Belgrado, dello stesso Vaticano, che ha un servizio di intelligence potentissimo che si chiama Entità. Quindi purtroppo negli strati bassi, quindi quelli che hanno pochi gradi sulle spalle spesso sono in buona fede, normalmente e giustamente, e spesso sono la carne da cannone, purtroppo. Quindi Garibaldi era finanziato da poteri anglosassoni? Poteri anglosassoni non solo. Ho dei documenti interessanti, con buona pace di chi difende Garibaldi a spada tratta, dove sono documenti ovviamente inediti, dove viene dimostrato il flusso di denaro e la raccolta di denaro che da Londra, e non solo, arriva a Garibaldi. Ippolito Nievo, che viene un po' nascosto dalla storia ufficiale, fa una brutta fine perché è quello che c'è al registro contabile, forse sa un po' troppo, quindi magicamente annega, o meglio, viene fatta colare a piccola nave dove lui è. Vorrei chiederti perché il regno dei Borbone, il regno delle Due Sicilie, dà fastidio a questo potere anglosassone che controllava, quindi aveva fatto costruire il canale di Suez. Quindi l'Italia era un passaggio fondamentale per arrivare poi al canale di Suez, cioè doveva essere controllata da questi poteri che tu hai citato, no? I Rothschild, per certo. Arrivare al canale di Suez. E il regno dei Borboni dava fastidio per questo motivo? Dava fastidio per diverse ragioni. Intanto era il principale concorrente commerciale di Londra e Parigi. Tanto per dare qualche dato, la flotta mercantile contava più di 20.000 navi, quindi stiamo parlando di una realtà seria, non di qualche scappato di casa che si improvvisa mercante. I buoni di acquisto del Regno di Napoli venivano trattati anche in Cina, anche in India, come se fosse carta moneta. Avevano una credibilità incredibile. Poi certamente c'è l'aspetto legato alla quantità di metalli preziosi, semplicemente paurosa. Faccio una battuta: Ferdinando II piuttosto che il figlio Francesco, con due spiccioli si compravano il resto d'Italia. Il rapporto è grosso modo: se 400 erano nelle casse di Napoli, il Piemonte, a memoria, adesso le tabelle le hanno fatte gli stessi piemontesi, quindi sono più che attendibili, credo che fosse 3 o 4 la quantità, quindi c'è una sproporzione incredibile. I Borbone fanno un errore tragico, se vogliamo, ed è in chiave anche attuale, fanno un accordo con lo zar e quindi le navi mercantili russe attraccano nei porti del Regno delle Due Sicilie e viceversa, le navi del Regno delle Due Sicilie attraccano nei porti russi. Questo a Londra non piace tanto, alle banche Rothschild non piace tanto. E poi c'è un ulteriore aspetto, non c'è solo la flotta mercantile, c'è l'industria pesante, l'artigianato, quindi la concorrenza commerciale è pesante e quindi Londra e in secondo luogo Parigi, eliminando il Sud Italia, realizzano più obiettivi, quindi tolgono il concorrente, hanno via libera nel Mediterraneo e quindi gli accessi di Gibilterra e Suez sono sotto controllo inglese praticamente. Peraltro la stessa compagine societaria del canale da 200 anni è la medesima, c'è sempre la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e in minoranza l'Egitto, quindi non è cambiato nulla. Questo è un po' Hai parlato, hai fatto un parallelismo, no, tra questo accordo che i Borboni avevano preso con lo zar rispetto all'oggi. Vorrei che tu lo specificassi ancora meglio rispetto a quanto hai accennato.
Sicuramente se diciamo ci voltiamo indietro dobbiamo considerare che questo gruppo che io ho definito nei due libri Elite Finanziaria che Giulietto Chiesa che mi ha istigato a scrivere chiamava possessori universali in eterna lotta fra loro fa rodaggio con l'Italia. Dopo punta a prendersi l'Europa e anche evidentemente il mondo o una buona parte di esso. Per farlo ha bisogno di una strategia e di soldi. La strategia la realizza grazie a un cartografo che si chiamava Mackinder, Alfred Mackinder. Questo cartografo nel 1904 concepisce una teoria. È singolare che Mackinder insegni geografia alla London School of Economics, scuola notoriamente della Fabian Society, finanziata dalla famiglia Rothschild, quindi sono sempre loro. E questo Mackinder, nella sua teoria della Heartland, cioè del cuore della terra, enuncia un concetto che è sostanzialmente banale: divide il mondo in due, considera una parte impero di mare e una parte impero di terra. L'impero di mare lo individuo in Londra e Washington, l'impero di terra, l'Europa occidentale e la Russia. Dice Mackinder nella sua teoria, l'impero di mare, quindi Londra e Washington, per garantirci il dominio del mondo, devono fare una cosa semplice e semplice, evitare che la Germania e la Russia si alleino, e questo lo devono fare con ogni mezzo lecito, ovviamente illecito. Quindi aggiungo, e mi allaccio sempre un po' alla questione contemporanea, Mackinder individua nella sua teoria geopolitica anche delle aree perno, ovvero aree determinanti, che non sono solo in Europa o in Italia o in altre zone, sono un po' in tutto il mondo. Fatalità, ma sarà una coincidenza, sto ironizzando ovviamente. Un'area perno è l'Ucraina, quindi ci spieghiamo come mai sia attualmente tanto in voga. E quindi con la teoria di Mackinder c'è la strategia, torna al ragionamento iniziale, questa compagine di finanzieri, di alti finanzieri ha bisogno anche di denaro, quindi concepisce la creazione della Federal Reserve, che è una banca privata, nel 1913, e da questo momento, con strategie e denaro, lor signori hanno via libera per conquistarsi l'Europa e se non il mondo. Quindi, fatalità, 1913 c'è la creazione della Fed, dall'inizio del 1914 questi soggetti fanno pressione sulle cancellerie affinché ci sia guerra in Europa, e le cancellerie non vogliono iniziare la guerra, ma si determina con l'uccisione dell'erede al trono austriaco, e da lì storia nota. La cosa interessante è che a settembre scorso, quindi mi piace fare un po' anche questi parallelismi, credo che siano utili per chi ci ascolta in particolare, a settembre 2022 un certo George Friedman, che insegna geopolitica a Chicago ed è un consigliere di Biden, davanti alle telecamere fa questa affermazione che da una parte mi ha reso felice perché è un'ulteriore conferma a quello che ho scritto nei due libri, dall'altra è un po' agghiacciante, spiego perché. Lui dice, ci siamo inventati, Friedman dice, quattro guerre per evitare che Germania e Russia si alleino. Le quattro guerre sono la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la guerra fredda e la guerra in Ucraina. Si sarà dimenticato quella nella ex Jugoslavia, ma probabilmente Friedman, qua una battuta che faccio, abituato a contare i morti che contano dai 50.000 a salire forse, e quindi ha dimenticato un particolare. Però, ironia amara a parte, che cos'è che dà noia di tutto questo? Che Friedman lo dice chiaramente, sfacciatamente, e
considerando che evidentemente ha a che fare con un mucchio di capre che non capiscono che cosa sta dicendo. Quindi è questo che infastidisce, probabilmente. Certo, ci sono poi tanti poteri, no, che hanno detto espressamente, hanno manifestato il fastidio, no, per i gasdotti Nord Stream che univano proprio a livello energetico la Russia con la Germania. Non a caso poi quei gasdotti durante questa guerra, lo sappiamo, sono stati fatti saltare in aria con palesi attentati. E l'ex premio Pulitzer Seymour Hersh ha anche svelato, no, gli autori di questi attentati, sì, riconoscendoli comunque nei poteri anglosassoni, con il supporto probabilmente di paesi scandinavi. Vorrei chiederti poi, diciamo, in questa storia, che chiaramente ora abbiamo la necessità di percorrere un po' così a volo d'uccello, a un certo punto arriva, no, il fascismo. Da chi è finanziato il fascismo? Il fascismo viene finanziato, anche in questo caso lo descrivo molto, molto in dettaglio, dato che viene applicata la teoria di Mackinder. Lo scopo è quello di finanziare bolscevichi e non bolscevichi. È da notare che prima i tedeschi finanziano i menscevichi, ma se succedesse che questo progetto avesse successo, si allerebbe Germania e Russia. Quindi Londra raddrizza le antenne, Washington raddrizza le antenne e corrono ai ripari finanziando i bolscevichi. Bisogna andare in ordine. Prima ci sono i bolscevichi. Qual è l'obiettivo dei bolscevichi? Mettere la banca Rothschild a Mosca, cosa che lo zar si era rifiutato categoricamente di fare da sempre, diciamo, da quando esiste la banca Rothschild. Questa è la ragione per cui la banca Rothschild a Mosca. E siamo nel 1916-17, perché i finanziamenti iniziano alla fine del 16, metà del 16. Poi viene finanziata dalla stessa Salvadanaio il fascismo. La persona più, diciamo, citata dai documenti è un certo Lamont. A noi hanno raccontato sempre che è stato finanziato da Agrari, dalla Fiat, dall'Ansaldo, dalla Breda, che è assolutamente vero, ma dobbiamo fare i conti. Fatto 100 il totale dei denari che arrivano, probabilmente Lamont ne dà 95, quindi va riconsiderato. È un po' come la storia dei Borboni e dei 1000, no? Se diciamo che Garibaldi è andato con 1000, però tacciamo il resto, sembra che Garibaldi sia un fenomeno, in realtà ci manca tutta l'altra parte e ci mancano i 50.000 che erano con lui. Lo stesso discorso vale per la Resistenza, lo stesso discorso vale per la Prima Repubblica e per la Seconda Repubblica, c'è sempre la manina di Londra dietro. Noi percepiamo gli Stati Uniti perché sappiamo che hanno 120 basi, di cui 7, probabilmente solo 7 segrete, ma la manina di Londra è costante. E c'è un documento, uno dei tanti, ma uno lo voglio sempre citare, datato 6 novembre 1945, è un dialogo fra Churchill, primo ministro Churchill, e l'ambasciatore, il nunzio apostolico Goffrey, della Santa Sede a Londra. Dice Churchill a Goffrey: l'Italia è sempre stato un affare britannico. Avrà un certo benessere, ma le decisioni politiche le prendiamo noi. Gli amici russi sanno che l'Italia è un affare britannico e quindi non ci daranno fastidio, sostanzialmente. Poi nero su bianco, sono 6 pagine dettagliate, è abbastanza inquietante. Forse oggi, ma è un'ipotesi che sto facendo così in chiacchiera, dopo il trattato del Quirinale con la Francia, può essere, visto che l'Italia è già fallita da un po', grazie ai vari governi degli ultimi 20 anni, in particolare Monti Draghi, può essere che le quote di maggioranza di dominio sull'Italia siano passate da Londra a Parigi, ma è solo un'ipotesi, visto come si comporta il governo francese, non i francesi, il governo francese con l'Italia. Quindi questo è da vedere, forse fra 50 anni desecreteranno e si saprà cosa è successo col trattato del Quirinale. Eh sì, non si sa praticamente nulla, non si sanno i veri termini dell'accordo di questo trattato. Mi ha colpito mentre parlavi della questione, diciamo, sulla banca centrale della Russia, no? Sappiamo che sì, poi queste famiglie neo-aristocratiche, no, come si definiscono, sì, loro stesse, come Rothschild, possiedono di fatto le banche centrali di quasi tutti, sì,
i paesi. Per la Russia, che come avviene? Possiedono anche la Banca Centrale della Russia, cioè la controllano? Allora, ci sono più banche in Russia in realtà. Putin ha fatto, devo dire, parecchia pulizia, però c'è anche la Banca Rothschild. Mentre durante, diciamo, i 70 anni di Kurs aveva un certo peso, adesso sicuramente da quello che ho colto il peso specifico è calato, ma c'è ancora. Quindi ci dobbiamo fare qualche domanda. Io mi auguro che Putin... Ecco, abbiamo avuto qualche problema di connessione. Perché sarebbe un segnale molto importante. Abbiamo avuto un attimo un problema di connessione. Lamberto, cioè stavi dicendo che tu ti auguri che Putin... Che mi auguro che Putin trovi il modo di rimuovere la Banca Rothschild, perché seppur meno influente di qualche tempo fa, comunque c'è ancora. Chiaro. Vorrei chiederti, no? Hai menzionato anche la resistenza italiana, sì. E anche quella hai ravvisato chiaramente dei collegamenti con soprattutto poi quella che sarebbe diventata la CIA, no? L'OSS, sì. Che era la prima organizzazione dei servizi segreti statunitensi. Chiaramente ora qui io non voglio distruggere l'esistenza italiana, perché è stato un momento molto importante della storia, che sicuramente è stata anche formata, no, da persone che ci hanno creduto in buona fede, però è giusto poi guardare in faccia la realtà, e tu ci dici che in questo libro che comunque c'erano una sorta, diciamo, di infiltrazione da parte dei servizi segreti statunitensi, anglosassoni, no? Comunque sappiamo che in Italia operava questo famoso personaggio, no? James Jesus Angleton, no? Che era quello che è diventato un principale dirigente della CIA, no? Sì, durante la resistenza, diciamo, c'è un allora, faccio un passettino indietro rapido. Tutti i grandi cambiamenti in Italia, quindi il Risorgimento, la Prima Guerra Mondiale, il Ventennio, la Resistenza, il periodo di occupazione che si chiama AMGOT, la Prima Repubblica, la Seconda Repubblica, sono tutti purtroppo contraddistinti da un'ingerenza prevalentemente inglese, strisciante, enorme come peso e come effetti, ma occulta nell'ombra. Per quanto riguarda la resistenza, documenti alla mano, posto che, come ho già detto, tutti i fenomeni hanno avuto l'entusiasmo di una parte di popolazione, e quindi è giusto rispettare tutte le idee, e quando specialmente qualcuno ci ha rimesso la vita, di qualsiasi opinione essa sia, non ci sono morti di serie A e morti di serie B. Se uno combatte per un ideale, tanto di cappello, perché di ideali oggi ci sarebbe bisogno. Detto questo, anche la resistenza purtroppo rientra in questo ambito, perché, e svelo qualche aspetto, c'è un personaggio che fa da collettore di denaro, perché tutte le operazioni hanno un costo ce l'ha avuto il Risorgimento, ne ha pagato la vita Ippolito Nievo, e non solo lui evidentemente. C'è un finanziamento durante la nascita del Ventennio, c'è un finanziamento durante la resistenza. Che cosa succede? L'uomo che distribuisce i soldi, parliamo per i servizi, diciamo, per quella parte di partigiani collegati a Londra e Washington, perché sulla parte sovietica trovare i riferimenti dei pagamenti è un po' complicato ancora, poi c'è Belgrado, Parigi, eccetera. E come detto anche partigiani legati ai servizi vaticani. Bene, c'è un uomo che gestisce i finanziamenti di questa parte di partigiani, e tramite una banca britannica, tramite la Svizzera, arrivano a due banche importanti italiane che sono citate con tutti i riferimenti, e si tratta di 160 milioni al mese dell'epoca. La cosa agghiacciante non è il fatto che ci sia un pagamento, questo è ovvio, solo uno stolto pensa che sia gratis. L'aspetto agghiacciante è che tutto questo è regolato da un contratto scritto. Questo contratto viene siglato più o meno nel momento in cui c'è lo sbarco in Sicilia, quindi nel
luglio del 43. In quel documento si fa riferimento all'ultima rata utile per finanziare la resistenza. Ripeto, siamo nel luglio del 43. L'ultima rata prevista è aprile 1945, cioè a dire che questa gente sapeva già le tempistiche. E quindi ci si spiega come mai il fronte sulla linea gotica è rimasto fermo per un certo tempo, quando sarebbe potuto, potevano sfondare la linea gotica, invadere la pianura padana e, fra virgolette, liberare il resto del nord Italia. Ma effettivamente era necessario per i disegni inglesi una guerra civile in Italia affinché gli italiani fossero divisi tra fascisti e non fascisti, o se vuoi antifascisti, e eccetera. Insomma, era necessario per i loro piani, come necessario il fatto di far credere che Mussolini sia stato ammazzato dai partigiani. C'è una frase di Churchill che è agghiacciante: è stato geniale farglielo credere, così saranno per sempre divisi. Sono tutte perle che sommate fanno capire purtroppo quanto Londra sia diciamo negativa nei confronti dell'Italia. Un altro aspetto: durante la firma dell'armistizio, quindi in buona sostanza l'Italia era già a terra, era già schienata, come si dice, Churchill impone il bombardamento massiccio, che fino a quel momento era stato morbido, sui quartieri popolari. E perché lo fa? Perché vuole che il consenso verso Mussolini, che ancora in quel momento è il 98,8%, dati alla mano inglesi, deve crollare. Questo ha un prezzo in vite umane che è colossale. Parliamo di milioni di morti. Questo è il punto. Cioè, e poi, per carità, la propaganda fa sì che quando si parla dei liberatori, sottintendendo inglesi e statunitensi, siano tutti dei santi, hanno fatto milioni di morti. Nel centro Italia hanno distrutto dei paesi per fare dei video filmati, per far vedere quanto sono bravi gli statunitensi, hanno fatto sfollare le persone, hanno bombardato il paese. Cioè, non c'erano più i tedeschi, erano già scappati. Per cui, oppure le marocchinate, che sono occultate dalla storia, non riuscivano a prendere Cassino, non riuscivano a sfondare la linea Gustav. Il generale Jouen, il generale francese Jouen, alle truppe marocchine dice: se sfondate, avete a memoria, mi sembra, 50 ore di libertà, tutto quello che fate non verrà sottoposto al codice militare. Questi, dico dei numeri a memoria, mi sembra che violentino 100.000 donne. Uomini, cioè è uno scempio. Quindi nel libro ne parlo in maniera abbastanza diffusa. Hanno fatto un film che è La Ciociara, che prende un po' di spunto, ma quello che è successo ci è stato tutto censurato. Quindi cioè, quello che io mi auguro, visto che i due libri sono molto asettici, è che leggendoli rinasca un po' di spirito italico, perché ci è stato veramente strappato giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno. Certi aspetti sono stati dimenticati, cancellati, specialmente nelle nuove generazioni. Questo è un guaio. Mi viene da dire che tutto questo è possibile soltanto se controlli comunque una macchina che è fatta di informazione, cultura, arte, cioè la macchina della cosiddetta propaganda, altrimenti diciamo, sarebbe impossibile, perché è una storia che hanno il potere comunque di affermare, no? Certo. Noi siamo al 58esimo posto nella classifica mondiale di libertà per la libertà di informazione, quindi davanti a noi c'è, tanto per citare un nome che fa capire, c'è il Burkina Faso. Quindi vuol dire che noi siamo veramente arretrati, e che l'informazione che ci viene somministrata dai telegiornali, di tutte le reti, diciamo, mainstream, e ovviamente i giornali mainstream, sono, non dico totalmente false, ma bisogna veramente prenderle con le pinze e analizzarle prima di dire che sono effettivamente attendibili. Mi ha colpito anche quello che hai detto, no? Si volevano questi poteri fare in modo che il popolo italiano fosse esasperatamente diviso, no? Tra fascisti e antifascisti, e poi successivamente, no? Tra comunisti e democrazia cristiana. Esatto. E questo è chiaramente poi un cliché che si ripete nel corso della storia. Poi il corso della storia ha mostrato, no? La Repubblica Italiana nasce sulla scia comunque di una strage
enorme, no? Nel 1947, il primo maggio a Portella della Ginestra, vengono barbaramente uccisi operai, contadini che manifestavano, no, per contro il latifondismo, e festeggiavano la festa del primo maggio. Anche quella strage, no, attribuita unicamente a Salvatore Giuliano, in realtà i documenti storici mostrano come fossero presenti sul campo agenti militari della CIA e probabilmente anche personaggi, diciamo, militari addestrati, insomma. Beh, Portella della Ginestra è l'anticamera di quello che poi accadrà di lì a poco, ovvero la strategia della tensione, che è un progetto diciamo anglo-statunitense, allo scopo, viene applicato in Europa, non solo in Italia. In Italia è tristemente noto, e c'è un regista di tutto questo che è Angleton. Angleton diventa capo del controspionaggio in Italia nel 1945, viene promosso a soli 27 anni da Allen Dulles, che è il capo dell'OSS, cioè la futura CIA, i servizi statunitensi. Il suo compito era stato quello di sovrintendere all'assassinio di Mussolini, che viene fatto per mano britannica. Quindi poi viene dato ai partigiani il corpo, eccetera. Angleton è anche presente in via Fani, quindi tutto il contesto della strategia della tensione, che ha una sua sede a Parigi, che si chiama Hyperion, che è una centrale internazionale del terrore, ma è gestita, sono tutti agenti dei servizi, che di volta in volta diventano brigatisti rossi piuttosto che neri, a seconda dell'esigenza. Allo scopo della strategia della tensione, meglio nota come Chaos Operation, all'obiettivo di convincere l'opinione pubblica a votare al centro. Questo è un po' in sintesi. Quindi da una parte gambizzano, dall'altra parte fanno delle stragi, da una parte le colorano di rosso, da una parte di nero, ma il fine è quello di votare al centro. Brutalmente, e questo è il concetto. Chiaro, impedire poi dei cambiamenti politici e sociali. Abbiamo citato, no, l'assassinio barbaro, anche questo di Aldo Moro, un passaggio cruciale della nostra storia. E poi c'è un altro punto determinante, un altro anno determinante, che probabilmente con Moro presente non si sarebbe potuto realizzare, no? Il 1981, quel divorzio tra la Banca d'Italia e il Tesoro, cioè viene soppresso l'obbligo che prima gravava sulla Banca d'Italia di riacquistare tutti i titoli del debito pubblico che non erano stati assorbiti dal mercato, cioè non erano stati acquistati. Perché questo passaggio, che poi avviene neanche attraverso una legge, neanche attraverso un atto legislativo formale, ma attraverso una semplice lettera, no? Che è uno scambio di lettere tra Andreatta e Ciampi, no? Perché questo è un passaggio fondamentale? È fondamentale perché ci espone, questo è il secondo passaggio di attacco all'Italia. Il primo è Moro, che rappresenta il massimo della sovranità in un contesto di sovranità limitata, per una serie di ragioni che, se vuoi, magari vediamo dopo. Il secondo passaggio è la separazione Banca Italia Tesoro, e il terzo è il colpo di Stato nel 1992-93. Con la separazione Banca Italia Tesoro si mette in pratica l'Italia alla mercé della speculazione finanziaria internazionale. Gli effetti che dal 1981 al 1992 sono latenti ma non manifesti, si dimostrano nel loro disastro con la speculazione di Soros e tutto quel che ne consegue. Quindi noi non abbiamo più una Banca d'Italia oggi, che è privata grazie a Enrico Letta nel 2013. La BCE è una banca privata, quindi abbiamo un vincolo di bilancio grazie a Monti. In buona sostanza siamo uno Stato che non ha sovranità, ha soltanto degli obblighi fiscali sostanzialmente, e quello di adottare delle politiche comunitarie che sono fatte per schiacciare i cittadini e non per far crescere il benessere. Quindi la separazione Banca Italia Tesoro è un vero atto di guerra contro l'Italia, forse tra i vari in tempo di pace
è quello più devastante. Non dimentichiamoci che nel momento in cui c'è la separazione Banca Italia-Tesoro, l'Italia è lo stato più virtuoso d'Europa per rapporto debito-PIL, per risparmio, eccetera, ed è davanti alla Germania. Quindi chi racconta l'Italia spendacciona o è in malafede o è un ignorante, ma ignorante profondo. Hai citato Moro come baluardo della sovranità italiana, perché, sì. Gli va riconosciuto questo ruolo? Beh, gli va riconosciuto questo ruolo perché non è, diciamo, l'unico che si è battuto e ha pagato caro prezzo. Ricordo Mattei, per esempio. Ricordo altri delle istituzioni che hanno pagato con la vita. Moro in particolare è un simbolo perché ci hanno raccontato che il motivo per cui è stato ucciso dalle Brigate Rosse, il pericolo dei comunisti al governo, queste sono fesserie per chi ha l'anello al naso, passami la battuta, Francesco. In realtà Moro viene minacciato da Kissinger e nel secondo volume pubblico una serie di documenti al riguardo, con le intercettazioni, e Moro intanto riesce a ottenere una certa libertà in politica estera. L'Italia fa accordi con stati non particolarmente amici degli Stati Uniti e questo viene tollerato a denti stretti perché siamo durante la guerra fredda, noi siamo al confine e facciamo comodo, però Moro si spinge oltre. Tanto faccio una delle mie metafore più o meno simpatiche: noi siamo sposati con gli Stati Uniti ma il nostro amante è libico, è sovietico, è algerino, è sudamericano, quindi in realtà dove magari gli Stati Uniti non hanno proprio grandi rapporti, con gli Stati Uniti non ci sono grandi rapporti, e questa è la politica estera. Nella politica interna si prende la libertà di fare il lodo Moro, cioè un accordo con l'OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, tanto per citarne uno, e questo accordo prevede che i terroristi vengono in Italia, facciano i loro traffici di armi, non devono essere arrestati, devono farlo, diciamo, in maniera nascosta, però si impegnano anche a non fare attentati in Italia. Questo è il mutuo scambio intelligente che fa. Quindi, mentre in altri stati accadono dei disastri, l'Italia è risparmiata. In politica di difesa, Moro ci regala una base con i missili nucleari praticamente operativa, base Tuono nel Bellunese, e magicamente con la distensione gli Stati Uniti portano via proprio la nostra, quindi saranno coincidenze. Ma soprattutto Moro dà fastidio per la politica energetica e per la politica monetaria. La politica energetica porta avanti quella di Mattei, quindi accordi speciali, acquisto di materie prime a basso costo e quindi competitività delle nostre industrie. Non a caso nel 91 diventiamo la quarta potenza del mondo. De Michelis vuole pubblicare la notizia, Craxi non è proprio sicuro di farlo perché sa che siamo una colonia e aver superato Francia e Gran Bretagna forse potrebbe creare qualche impiccio. Quindi nella politica monetaria Moro è un ardito, perché stampa il foglio da 500 lire garantito dallo Stato. Il suo progetto prevedeva poi le 1000, le 2000, le 5000, le 10000, le 20000, 50000, 100000, ovvero, con una battuta delle mie, ciao Rothschild. Quindi quello che Cavour aveva pagato con la vita nel 1860, ma ho troppi numeri in testa, lo paga Moro di nuovo nel 78. Chi tocchi i fili muore. Dobbiamo rimanere schiavi con moneta debito che non stampiamo noi. E non a caso poi il 1992 è un altro anno spartiacque, no? Esattamente. Maastricht, Mani Pulite, gli assassini di Falcone e Borsellino. Da dove secondo te va ricostruita questa storia di quest'anno così spartiacque, no? Si parte dalla Uno Bianca, da questa famigerata banda che ha coperture alte
chi indaga dice chiaramente, scrive chiaramente che i vertici non sono stati arrestati, la banda dell'Uomo Bianco ha lo scopo di depistare e distrarre l'opinione pubblica. Quindi, ricordiamo che cos'era la banda dell'Uomo Bianco. Un gruppo, diciamo, banalizzo, di poliziotti e non solo, che nell'arco di 8 anni, vado sempre a memoria, compie una serie di stragi praticamente e di furti, cifre importanti, ci sono 103 feriti, non mi ricordo a memoria quanti morti, mi dispiace, ma ripeto, i numeri sono tanti che ho in testa. E tutto questo determina nell'opinione pubblica una distrazione di massa. Iniziano le loro azioni qualche anno prima del 1992 e si fanno prendere qualche anno dopo il 1992, e non hanno arrestato ovviamente tutti e non hanno arrestato i vertici. Questo lo dichiara per scritto chi indaga. E il 92 è un anno, 1992-93 è l'anno della svendita, quindi quei poteri finanziari, gli stessi poteri finanziari che hanno finanziato il Risorgimento, il fascismo, Resistenza, eccetera, eccetera, sono gli stessi. Ne cito nel libro, ovviamente, nel secondo volume, perché è quello che riguarda il periodo 1948-2022, cito tutto nel dettaglio. Faccio qualche nome, così chi ci ascolta, chi ci vede, può comprendere. JP Morgan Bank, Chase Bank, Banco Santander sono alcuni dei colossi anglo-statunitensi che vengono a fare acquisti in saldo in Italia. E chi è che gestisce l'operazione? Un certo Mario Draghi, un certo Romano Prodi e altri. Prodi viene incaricato di spezzettare liri e non solo. Draghi è un po' il Deus ex machina che riceve l'incarico dalla Goldman Sachs, che è un altro che specula sull'Italia, di fare polpette del bel paese. Poi finisce il lavoro in tempi recenti. Sì, l'IRI era chiaramente l'istituto, no, che aveva la proprietà pubblica del patrimonio dello Stato, no? È così? Esatto. E secondo te invece Falcone e Borsellino, però gli arriviamo anche a Mani Pulite, cioè Falcone e Borsellino su che cosa, no, perché seguiva i soldi, no, Falcone, su che cosa allora, premesso che non ho la verità in tasca, se no se l'avessi avrei già portato tutte le carte a qualche procura della Repubblica, però penso a buon senso questo, dato che la mafia, intesa non come l'omino con la coppola e la lupara, ma la mafia con il colletto bianco, lavora ed è parte del sistema, come è noto, perché qualcuno il lavoro sporco lo deve fare. Falcone e Borsellino intanto sono due delitti diversi. Falcone aveva e stava indagando sul giro alto dei soldi, quindi può essere che per qualche ragione, per sua sfortuna, sia riuscito a vedere dove arrivavano i soldi nella punta della piramide del potere, perché questo è un po' il punto, nella famosa agenda rossa. Probabilmente Borsellino viene ammazzato per le altre indagini che stavano facendo su Cosa Nostra, sulla mafia, ma sono due canali diversi, a mio parere, due ragioni diverse. E in ogni caso la strage di Capaci, per quello che ho potuto capire, forse qualche mafioso ha depositato l'esplosivo, ma per far funzionare un meccanismo del genere ci vuole una guida laser. Un convoglio di macchine che va a 180 all'ora, uno deve essere veramente capace di fare schiacciare un pulsante mentre passa qualcuno, quindi ci vuole una tecnologia che non è banale, e quando si usano tecnologie non banali vanno in ballo i servizi. Ci vuole un ingegnere elettronico, un team di ingegneri elettronici per fare un lavoro del genere, e di artificieri. Quindi Capaci è una strage che richiede una capacità tecnica non indifferente. Certo, questa. Però è una strage fatta anche con
passatemi il termine, no? Una modalità eccessiva, quasi di spettacolarizzazione, mentre poi avvenivano le elezioni del Presidente della Repubblica e portarono poi le elezioni di Oscar Luigi Scalfaro. Esatto. Falcone poteva, come raccontano i pentiti, come raccontano un po' tutti, poteva essere tranquillamente anche ucciso dalla mafia, da un qualsiasi sicario della mafia. Sì. Nel centro storico di Roma, dove passeggiava comunque senza scorta. Esatto. Nel tragitto, no, in cui si muoveva, al tragitto del Ministero della Giustizia fino a Campo dei Fiori, non lo raccontano i pentiti. Mani Pulite invece, Lamberto, che ma cosa? Infatti, volevo aggiungere una battuta. Tutti i grandi delitti che sono stati fatti da questi signori sono plateali, sono dei messaggi, questo va detto. Quindi lo sottolineo, quelli non plateali mi viene quasi da dire che non sono dello stesso mandante, quelli plateali sì, hanno lo stesso mandante di solito. E, Mani Pulite lo dice Diego Fusaro, ci siamo visti con Diego qualche giorno fa, quindi cito lui, non per vigliaccheria ma perché è autorevole rispetto al sottoscritto, è stato un colpo di Stato. Mediatico, giudiziario, finanziario. Fa strano che, dato che lo sapevano anche le galline, che il PC prendeva soldi illegali tramite la Bulgaria, passando per Sofia dall'Unione Sovietica, fa strano che dei magistrati capaci come Di Pietro e compagnia non siano riusciti a individuare questo canale di finanziamento. Un malpensante direbbe: questi si sono accordati, gli hanno detto se vuoi andare a governare, se vuoi andare al potere ti devi inchinare all'alta finanza e fare quello che diciamo noi, e gli altri li hanno invece tritati, tutti i vecchi partiti, diciamo, della Prima Repubblica. Aggiungo una cosa importante, Francesco, perché è bene dirla. In tutti gli anni della Prima Repubblica noi non abbiamo avuto un'alternanza di governo, c'è sempre stato una DC e un PC ingombrante come numeri, e alla progressiva corrosione di voti della DC si sono attaccati sempre dei partiti, quindi si è passati prima il Partito Liberale, poi i Repubblicani, poi i Socialdemocratici, in ultimi i Socialisti. E c'è un perché dietro a tutto questo. Londra permetteva e voleva che il PC si ingrossasse, ma al contempo impediva che il PC, giustamente essendo l'Italia nella NATO, andasse al governo. Questo però ha prodotto intanto un sistema politico di democrazia non compiuta, perché non c'è mai stata alternanza al governo, e questo fenomeno ha accentuato, non prodotto, perché evidentemente la corruttela ci sarebbe stata comunque, tant'è che c'è oggi che c'è l'alternanza, figuriamoci, forse adesso è anche peggio. Però mettendo il bavaglio e le catene all'alternanza, questo fenomeno aumenta, perché sai che sicuramente un gruppo di partiti sarà sempre al governo e un altro gruppo di partiti non ci sarà mai. Quindi questo non aiuta e non ha aiutato la democrazia, ed è sempre Londra la colpevole. Quindi adesso tu paventi invece la possibilità che il potere di Londra ci sia sempre, però che sia stato anche, tra virgolette, passatemi il termine, un po' appaltato alla Francia sull'Italia, con il trattato. Beh, del non ve ne è prova, se ce lo dicessero sarebbe carino, anche perché implicitamente sarebbe un mea culpa. Credo che Londra difficilmente abbandoni l'Italia, quindi nella migliore delle ipotesi la Francia ha acquisito solo qualche puntino in più, in percentuale, come potere. Questo è quello che penso. Ecco, non posso avere la bacchetta magica e né essere nelle stanze dove Mattarella ha letto quel documento. Ci saranno probabilmente anche degli allegati segreti, come allegati segreti ci sono nel nostro trattato di pace del 47, altrimenti non si spiegherebbero certi aspetti. Quindi adesso bisogna vedere cosa succede, anche perché siamo alle porte
inevitabilmente di un crack finanziario, quindi vedremo. Questo crack finanziario parecchi lo paventano come possibile, in effetti, cioè credono, parecchi analisti ne parlano. Beh, io non sono un economista, leggo qualche cosa, a buon senso mi verrebbe da dire che la miccia si determina con la cessione del credito, quindi per una serie di ragioni che adesso non sto qua a spiegare perché sono un po' complicate, potrebbe succedere che a un certo punto il meccanismo si inceppi e qualcuno non voglia rimanere con il famoso cerino in mano. Quindi la finestra temporale, oggi è il 4 ottobre, mi piacerebbe essere al 4 ottobre 2024 per vedere se è già successo o se sta per succedere. Quindi non è una finestra lunga. Che cosa ti riferisci? Facci capire. Un crack finanziario. Posso entrare in dettaglio, però è un po' lunghetto. Mi limiterei a dire che questa potrebbe essere una probabile causa di crack finanziario per effetto domino. Chiaro. Quindi, chiaramente, Lamberto, leggere i tuoi libri comporta una presa, no, di consapevolezza, perché raccontano una storia del tutto diversa rispetto a quella che ci hanno raccontato, quindi tant'è vero che siamo all'altra storia d'Italia. Come si fa però? Ci potrebbe essere anche un effetto respingente, cioè noi abbiamo comunque nelle principali piazze italiane, addirittura no, nelle piazze dove ci sono le stazioni, la statua di Garibaldi, è in quasi tutte le città, o comunque sono le piazze delle stazioni sono dedicate, no, a Garibaldi. E quindi i tuoi libri comportano, come dire, quasi un processo di riacquisire una consapevolezza, no? Sì. È particolarmente complesso però fare questo processo. Secondo te com'è possibile realizzare, no, questo squarcio del velo in qualche modo? Fino oggi ho fatto più di 40 presentazioni dal vivo e ho presentato questi due libri, forse 4-5.000 persone, non saprei sommando quanti sono. E devo dire che il numero delle persone presenti cresce ogni volta e il numero di presentazioni in programma è avanti di 3 mesi. Quindi significa che c'è un'onda importante in crescita di quantomeno di curiosità. Comprendo bene, perché ci sono passato a mia volta, non è che sono nato fenomeno, né fenomeno sono oggi. Io ho iniziato, come abbiamo già detto in altro contesto, ho fatto per puro gioco personale delle indagini. Non ho scritto 2 libri facendo delle ricerche in qualche mese, ma ci ho messo con comodo più di 30 anni. In questo percorso ci sono stati dei momenti importanti. Il primo è sicuramente stato quello di avere l'onore di intervistare privatamente Monsignor Claudio Celli, sottosegretario di Stato Vaticano, e Yuri Karlov, l'ambasciatore sovietico presso la Santa Sede, e siamo alla fine del 1991. Questi due personaggi sono stati una svolta, primo perché sono stati loro a dirmi per primi che l'Italia ha una storia frutto della posizione geografica. Avevo fatto una tesi di laurea sui rapporti tra il Vaticano e Mosca dal 1917 al 1992 e quindi loro mi hanno dato veramente una grande spinta a continuare a fare delle ricerche, ma sono state fatte senza fretta, con calma, andando per archivi. Poi nel 2017 hanno desecretato molto, molto materiale a Kew Gardens, adesso addirittura si può accedere via internet, non c'è tutto ovviamente, ma qualche cosa è stato microfilmato, disponibile.
Per cui capisco che un conto è diluire in tanti anni delle informazioni che sono anche completamente diverse da quelle che ci hanno raccontato, e un conto è recepirle in un'ora, in mezz'ora, in 40 minuti, ci mancherebbe altro, è più che comprensibile. Non nascondo anche che, per quanto mi riguarda, ci sono stati dei momenti che ho detto questo è troppo, basta, metto via, perché è oggettivamente fastidioso, perché il concetto qual è? Essere, capire di essere stati ingannati, ma non una volta, sistematicamente. Peraltro nei due libri si dimostra una tesi che vi è questa elite finanziaria che scrive la nostra vera storia, applica uno schema e lo ripete 4 volte. E l'altro momento importante è stato appunto l'incontro con Giulietto Chiesa, che è iniziato nel 2014 e si è purtroppo concluso. L'ultima volta ci siamo sentiti qualche giorno prima che mancasse per gli auguri di Pasqua, era aprile del 2020, ma cioè, a tu per tu ci siamo visti a settembre del 2019 a Modena. È stato lui che ha insistito molto perché io scrivessi. Io più volte gli ho detto che gli davo tutto il materiale e volevo che lo facesse lui, e la risposta è sempre 3 o 4 volte mi disse no, lo deve fare uno del popolo, perché se lo faccio io c'ho un altro sapore, gli italiani hanno diritto di sapere. La cosa sconvolgente è che lui sapeva moltissimo di quello che ho scritto, non conosceva dei dettagli, e questo era poi motivo di chiacchiera quando ci siamo incontrati nelle varie occasioni, ma le macro cose le conosceva come Giulietto, ACP che se le conneva. E io ho sempre detto di no a lui, e alla fine dopo che lui è mancato mi sono corroso per un po' di mesi, lo voglio ricordare perché è importante. Poi a un certo punto ho detto vabbè, pubblico, tanto le mie royalty vanno in beneficenza, così tolgo l'onere. È conoscenza, non voglio specularci, non mi conosce nessuno, venderò 100 copie se va bene e faccio bella figura con Giulietto Chiesa e mi tolgo dalla scena. Purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, i due volumi stanno avendo una diffusione importante. Mi ha chiamato anche oggi la casa editrice per altre questioni, per cui è venuto fuori anche un po' il discorso delle vendite. Effettivamente sono veramente tante migliaia, questo mi fa piacere, perché vuol dire che Giulietto aveva visto lungo, aveva visto giusto. Però ecco, non era, lo sottolineo, non era nei miei programmi, e capisco se qualcuno quando legge, posto che mi dicono tutti che sono scorrevoli, si leggono bene nonostante storia, che aggiungo, a me non è mai piaciuta più di tanto, perché se la raccontano quella storia ufficiale come un elenco di guerre, no? vincitori vinti, è noiosa. Se invece ti approcci con lo spirito del detective, quindi capire che sono i mandanti e i moventi, cambia tutto, diventa interessante. Questo permette anche di capire un po' i macro giochi finanziari che ci sono dietro. Questo è un cioè, po' hai detto prima una cosa che ti devo chiedere di chiarire, no? Professor, un potere, questa elite applica uno stesso schema 4 volte. Che cosa intendevi dire? La prima volta lo fa col Risorgimento dal 1858 al 1913. Lo stesso schema, quindi c'è sempre un presidente infiltrato, c'è sempre una banca che fallisce, eccetera. Lo stesso schema lo applicano dal 1914 alla fine del 47, la terza volta dal 1948 al 1990, la quarta volta, che è quella in corso, dal 91 a oggi. Quindi diciamo, cambiano ovviamente le facce, però il meccanismo è lo stesso. Te la riassumo così, anche per non togliere al lettore il gusto della lettura. Noi siamo come l'Italia, come un campo di grano. Ci arano, ci seminano, ci concimano, ci annaffiano, cresciamo economicamente. Quando il grano è maturo vengono a mietere il raccolto. Poi ripiantano, ricresciamo, quando arriviamo a un buon punto tornano a mieterci. Ci hanno mietuto l'ultima volta nel 1992-93, lo hanno fatto alla fine del ventennio prendendosi l'oro alla patria,
tutte le sedi del fascio che se le sono spartite e vendute, eccetera, eccetera. Se lo sono fatti lo stesso giochino alla fine della prima guerra mondiale. Insomma, c'è uno schema che si ripete con il risorgimento della banca romana. Chi è che c'era dietro lo scandalo? Sempre loro, Londra nel caso, la tipografia Sanders & Co. ha stampato tutte le monete false. Quindi, il meccanismo è sempre lo stesso, per cui diventa abbastanza anche noioso e ripetitivo, ma giustamente dal loro punto di vista penseranno che squadra che vince non si cambia, e quindi visto che funziona, gli italiani sanno l'anello al naso, li continuiamo a prendere in giro, tanto funziona. Questo è un po' il meccanismo. Certo che però parlarne e smascherarlo potrebbe, diciamo, poi inceppare il meccanismo, questo gioco che tu ci hai appena descritto. Lamberto, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi sul nostro canale, mi auguro che tu possa tornare, magari anche affrontando passo per passo. Ora siamo andati chiaramente un po' a volo d'uccello, no? Su tutta la storia, su 200 anni di storia, mi piacerebbe magari che tornassimo analizzando singoli momenti, sarebbe molto interessante come progetto. Volentieri, Francesco, ti ringrazio molto di questo invito, è stata una bella occasione per rivederci, e sono a tua disposizione, basta accordarci e magari può essere interessante, mi auguro, e avvincente per chi ci ascolta, in modo che sia appunto anche uno spunto, uno stimolo per aprire gli occhi. Quindi, benvenga, grazie ancora. Allora io vi ricordo i due volumi scritti da Lamberto Rimondini, ve li faccio anche rivedere, L'altra storia d'Italia, il primo volume che va dal 1802 al 1947, il secondo volume dal 1948 ai giorni nostri, cioè al 2022, Arianna editrice. Vi ringrazio molto per aver seguito questa intervista, vi ricordo calorosamente di sostenerci attraverso i riferimenti IBAN e PayPal che potete leggere nel cartello in sovraimpressione. Grazie di cuore a chi lo farà, alla prossima, ciao. Il Faro, interviste fuori dall'ombra.